E questa ci serviva questa piccola soddisfazione, perché se tifi Juventus la finale di Coppa Italia non può essere una grande soddisfazione, ma questa piccola soddisfazione invece me la voglio portare a casa. So che tanti probabilmente non saranno super soddisfatti perché non è stata la Juventus più bella del Reame, però io avevo delle sensazioni molto negative, anche vedendo la formazione iniziale. Un po' così, non ero convintissimo. Temevo che potessimo aggrapparci molto all'1-0 dell'andata per far nostro un risultato che non era così ampio. Avevo paura di una Juventus molto meno dentro la partita, con molte meno azioni create. Avevo paura di una Juventus che si sarebbe aggrappata con forza all'idea di facciamo 0-0. E invece non è stato così, perché probabilmente il 2-0 è il risultato giusto per questa sera. Poteva magari fare anche un gol la Fiorentina, ha avuto le sue possibilità la Fiorentina di fare gol, è stato molto bravo Perino in un paio di occasioni. La Juve, secondo me, ha fatto una partita giusta per quelle che sono le potenzialità in questo momento della stagione della Juventus, in cui abbiamo veramente poche energie. Quindi credo che sia anche necessario accontentarsi, ma soprattutto vedendo quella che era la formazione messa in campo da Massimiliano Allegri, dove avevo una paura fottuta, ragazzi, del centrocampo. E per larghi tratti questa cosa è stata evidente. Noi eravamo bravi, se volevamo, nell'interdizione per poi creare il contropiede, e tanti contropiedi li abbiamo sbagliati per fretta, per mancanza di lucidità negli ultimi metri, o semplicemente arrivavamo davanti al portiere e una volta con Vlaovic e uno con Morata che era in fuorigioco. Tacco di Vlaovic per Morata, un retropassaggio di Alexandro. E quando arrivi lì e ne sbagli così tanti, dopo li paghi e rischi di pagarli. Invece questa sera, per fortuna, è andata così, anche forse complice una Fiorentina che secondo me non ha fatto una gran gara, eh. Infatti probabilmente Vincenzo Italiano non sarà così soddisfatto, magari davanti ai microfoni dirà di sì, dirà che per loro essere arrivati qua è un grande traguardo, un grande risultato, questo lo condivido, ma questa non mi è sembrata la Fiorentina che conosco, e quindi questo potrebbe aver dato una mano alla Juve. Una Juve che parte molto male nei primissimi minuti di gioco, in cui la Fiorentina va a dominare il possesso palla, probabilmente, non lo so, 95-5 nei primi 5, 6, 7 minuti di gioco, e poi la Juve inizia ad avere qualche occasione sporca, sempre in ripartenza, ma penso che arrivati al 20 di aprile sia anche abbastanza bizzarro pensare che magicamente questa Juventus possa in realtà fare tutto un percorso differente da quello che ha fatto vedere in gran parte della stagione. Quindi per le mie preoccupazioni, le mie sensazioni negative, quella che era la formazione iniziale, l'idea di stai a vedere che paghiamo il karma dell'autogol divenuti al 90esimo, io avevo molta paura di questa partita, e aggiungo, avevo paura di non poterci dare nemmeno la possibilità, non dico di mandar giù una pillola dolce, perché purtroppo la stagione non è esaltante, c'è poco da nascondere da questo punto di vista, ma la possibilità di giocarci un altro titolo e di poter vendicare la Supercoppa che ha vinto l'Inter contro di noi proprio in questa stagione, la possibilità di festeggiare per 11 anni di fila almeno un titolo, che vale quello che ho detto all'inizio, non è la cosa più spettacolare del mondo per la Juve, ma qualcosa potrebbe pure essere. Poi il gol di Bernardeschi. Bernardeschi ha fatto un grandissimo gol. Ragazzi, ha fatto veramente un gran bel gol. Il gol dell'ex, mai mi sarei aspettato di sbloccarla col gol di Bernardeschi. E invece è andata così. Addirittura Bernardeschi pesca Rabiot, che infila il 2-0 fuori gioco di... Io non so neanche come si faccia a fischiare un fuorigioco di quel tipo lì. Cos'era? Fuorigioco di braccio dall'immagine che ha fatto vedere. Poi magari non era quella l'immagine giusta, anzi mi auguro che non fosse quella l'immagine giusta, perché il fuorigioco di braccio, ma stiamo dicendo davvero, stiamo scherzando. E poi alla fine, nel finale, la chiude Danilo. La chiude Danilo, io sono contento del gol di Danilo, perché stasera era complicata vedendo come era formato il nostro centrocampo. Era un centrocampo un po' bizzarro, un po' particolare, dove Danilo è stato quello che un po' più di tutti ha cercato di dar gestione, ma soprattutto Danilo, anche in questa stagione, ha dimostrato che è uno di quei giocatori che più degli altri ci crede, ci mette la faccia e ci mette la volontà. Quindi dove lo metti, la tua prestazione, la sua prestazione te la fa in un modo o nell'altro. Anche l'altra sera, secondo me, era stato il migliore in campo contro il Bologna.
Questa sera ha fatto un po' più fatica, ma perché il centrocampo della Fiorentina, ragazzi, è un centrocampo che viaggia, anche se questa sera non ha fatto la miglior partita stagionale, quindi Danilo ha fatto un po' più fatica, ma nel complesso c'è stato. In realtà, se parliamo di singoli centrocampisti, Rabiot secondo me ha fatto una gran partita questa sera. Zaccaria ha fatto una gran partita questa sera. Quanti palloni ha recuperato Zaccaria? Quante seconde palle ha recuperato Zaccaria? Quante è andato in interdizione? E noi dobbiamo giocarcela su queste cose qui. Noi sappiamo che purtroppo siamo una squadra che, se la struttura è Danilo davanti alla difesa, Rabiot sul centro sinistra, Zaccaria sul centro destra, che è un 4-4-2 storto con Alessandro che sale, con Bernareschi, sappiamo che abbiamo dei limiti in fase di costruzione, abbiamo dei limiti in fase di pulizia del passaggio. Però abbiamo tanta grinta, abbiamo tanta fisicità, abbiamo tanti strappi che possiamo andare a fare in contropiede. Secondo me sbagliamo ancora troppi contropiedi. Ecco, questo arrivati al 20 di aprile, un pelo preoccupante probabilmente lo è, perché noi abbiamo dei gran giocatori da ripartenza, abbiamo dei giocatori che si esaltano nella ripartenza, lo stesso Vlahovic, anche quando gli dai dei palloni da attaccare sulla profondità. Vlahovic, ragazzi, punta la porta, Vlahovic attacca bene la porta. Stasera devo dire una cosa, ecco, questa forse è la cosa migliore di questa serata. Vlahovic ha giocato molto meno spalle alla porta rispetto alle altre partite e questo potrebbe averlo aiutato. Ha giocato più spalle alla porta Morata, forse, nel complesso della partita rispetto a Vlahovic, sperando che possa essere un piccolo passettino verso una sorta di miglioria tattica, modifica tattica che ci permette di... Quando è entrato Dybala probabilmente si è vista una Juve un po' più pimpante, perché c'è stato un po' di palleggio in più che ahimè è mancato, perché per lunghi tratti della partita ho avuto questa sensazione di apnea, di avere veramente una mancanza tecnica importante all'interno di tutta la squadra. L'unico che stasera magari provava a smistare più palloni rispetto agli altri era Bonucci, che per fortuna che c'è stato, ha dato anche il via a un bel contropiede orchestrato da Rabiot, ha dato anche una bella palla in profondità per Vlahovic, quindi Bonucci un ritorno importante per un giocatore che ci è mancato tanto in questa stagione. Poi la chiude Cuadrado, la chiude il solito Cuadrado, che quando ha campo, quando è fresco, quando può puntare, quando gli altri si sbilanciano perché per forza di cose sono sotto di lui a cercare il gol, Allegri lo mette dentro. Quella è stata una mossa intelligente. Ecco, io avevo una paura a tenere fuori sia Dybala che Cuadrado, che sono due centri di gravità per la Juventus per quanto riguarda il creare azioni da gioco o creare pericoli alle retroguardie degli avversari. Cuadrado è entrato probabilmente nel momento giusto, è stato tolto Risciglio, che era ammonito, che tra l'altro non ci sarà per la finale, quindi vedremo come ci disporremo a quel punto l'11 di maggio, mi pare, a Roma contro l'Inter. E Cuadrado con una bella azione, tra l'altro in palleggio, proprio Dybala Cuadrado, i due che sono entrati lì sul centrodestra, hanno fatto il bello e il cattivo tempo, zona Cuadrado contro la Fiorentina. Un film già visto, era il loop esattamente come per la creazione dell'autogol di Venuti, come per la creazione del gol che poi ci ha portato a vincere 1-0 in campionato. E adesso la Fiorentina, ce l'abbiamo un'ultima volta in questa stagione, all'ultima di campionato al Franchi, dove vedremo se Vlahovic ci riuscirà a fare il suo primo gol dell'ex. Anche questa sera, sto vedendo adesso, ha avuto un paio di occasioni, una clamorosa dove ha provato il pallonetto davanti a Drogowski non trovando il gol. Ci siamo mangiati tante cose questa sera, però abbiamo costruito un numero importante di palle gol e questa secondo me è una cosa che dobbiamo portarci a casa, nonostante la partita, ribadisco, disordinata nella gestione del possesso palla. Poi questa perla di Bernardeschi ci apre la strada per l'1-0 che poi rimane fino alla fine della partita, quando poi Danilo decide di insaccare il 2-0. Due gol che sono nati tutti e due dalla destra, quelli della Juventus, mi viene da dire come spesso accade in stagione. Per quelle che erano le premesse iniziali, io sono molto contento, andiamo a giocarci anche un trofeo, sperando di poter davvero mettere un puntino piccolo 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 sulla I che è questa stagione qua. Dai ragazzi, forza Juve, siamo in finale di Coppa Italia, andiamo a Roma, cerchiamo di concludere al meglio questa stagione che fino adesso ci ha dato poche soddisfazioni, almeno una, oltre ovviamente alla conferma del quarto posto in campionato, non sarebbe per niente male. Un abbraccio, forza Juve, godetevi almeno questa serata, ribadisco, tanti non saranno contenti perché non è stata una Juve fantasmagorica, ma credo che vada anche capito il momento. In questo momento la Juve sta facendo molta fatica a trovare continuità di risultati dopo un periodo in cui magari veniva con più facilità. La partita con l'Inter e l'eliminazione col Villarreal secondo me sono state due batoste importanti,
E la partita col Bologna l'altro giorno, secondo me, è stato un campanello d'allarme veramente chiaro. Ora il focus principale va alla sfida col Sassuolo di lunedì 25.